ci sono essenzialmente tre livelli di intervento. Uno è la ricerca scientifica, che speriamo, sulla quale contiamo sempre, perché ci mette a disposizione nuovi farmaci, nuove molecole. Due è incominciare a pensare dei paradigmi terapeutici alternativi all'antibiotico. Forse le infezioni nel prossimo futuro non si cureranno solo con i farmaci, ma si potranno curare anche con la manipolazione del sistema ecologico dei nostri pazienti, con immunoterapie e così via. Forse la mia generazione di medici non vedrà l'applicazione clinica di questa ricerca, ma è un aspetto assolutamente fondamentale. E poi c'è quello che possiamo fare oggi. Cercare un nuovo antibiotico, sviluppare un nuovo antibiotico è un'azione di grande qualità scientifica. Cercare di mantenere l'efficacia di quello che abbiamo ha la stessa dignità scientifica. Non possiamo più pensare che gli antibiotici vengano prescritti da tutto e da tutti senza nessun tipo di regolamentazione. Bisogna incominciare a pensare alla prescrizione dell'antibiotico in un'ottica di sistema, ovvero sia la terapia antimicrobica, soprattutto negli ospedali dove si concentra la massima complessità, ma anche nella medicina di comunità, va governata. Ci devono essere delle regole, ci devono essere dei referenti per evitare quel retroterra culturale a dire ma diamogli un antibiotico che non si sa mai.